presentato al Mazzini di Locri il libro d'esordio di Matteo Nesci, roccellese di origine e neolaureato in scienze dell'educazione a Milano. Il 21enne, dopo esperienze di vita che lo hanno segnato profondamente, ha deciso di mettere per iscritto il suo vissuto e mandare ai suoi lettori un messaggio di speranza e rinascita, affinché la sofferenza non abbia l'ultima parola. Presenti all'evento molte figure determinanti nella stesura del libro: Don Giuseppe Giovinazzo, parroco della chiesa di San Nicola de Protonotaris, Bruno Panuzzo, editore, Girolamo Polifroni, vicaria dell'istituto, e Patrizia De Blasio, ex coordinatrice diocesana del Rinnovamento dello Spirito. La presentazione è stata arricchita dalla lettura di estratti ad opera della professoressa Maria Pia Battaglia e dall'esecuzione di brani significativi, cantati dalle artiste Sara Saladino e Aurora Elia. Allora, ho deciso di scrivere un libro sulla guarigione interiore, in primis perché io per primo ho fatto esperienza di profonde sofferenze a livello interiore, a livello psicologico. E il mio obiettivo è proprio quello di comunicare a tutti, in particolar modo ai giovani, che si può uscire da esperienze di profonda sofferenza, in primis. E poi ho deciso di scrivere proprio l'arte di essere felici con Gesù, perché anche attraverso quando noi chiediamo aiuto all'alto possiamo appunto ricevere questo aiuto che noi invochiamo. Quindi io ho fatto questa esperienza e all'interno del mio libro, con concetti di tipo psicologico, filosofico e anche di tipo spirituale, si parla appunto della ricerca del benessere e dell'armonia con se stessi, con gli altri e con Dio. Il libro di Matteo Nesci tocchi un punto nevralgico, che è quella dell'esperienza comune a tanti giovani, che sono le aspirazioni, le conflittualità, le emozioni ferite, le prime disillusioni, e come lui ha trovato in Gesù il suo riscatto, la sua rinascita, la sua crescita, un nuovo equilibrio interiore. E penso che questo dica molto più di tante teorie, di tanti dogmi e di tante parole che si possono dire in determinati contesti, ma nell'ambito della realtà giovanile è importante essere prima testimoni piuttosto che maestri o insegnanti. Matteo ha frequentato il nostro liceo delle scienze umane e quindi, visto le tematiche che sta trattando, di certo la scuola è stata alla base di queste sue scelte e gli ha dato la consapevolezza necessaria per fare un percorso anche di riconciliazione con se stesso e con gli altri, quindi di ricerca della felicità, che difatti è l'obiettivo di ogni essere umano. Forte perché detto da un giovane e trasmesso da un giovane ai giovani, e solo così veramente il giovane si può aggrappare a Gesù, può convincersi che Gesù è vivo, che Gesù è presente. Quindi questa è un'esperienza meravigliosa che ha inciso tantissimo. Già la parola di Dio è potentissima, però se noi riusciamo a rivestire con la musica, con il suono, è la parola di Dio, quindi sicuramente toccherà maggiormente le corde del cuore di ognuno di noi. E come insegnante io mi sento di dire che dovremmo tutti gli insegnanti nel nostro lavoro quotidiano dare dei segnali importanti ai nostri giovani. I giovani oggi hanno bisogno di essere ascoltati, di essere compresi. Spesso la frenesia del mondo, della nostra quotidianità, porta i ragazzi a distrazioni che a volte possono portare anche alla perdizione. Questo quindi è un dato di fatto molto, purtroppo, una statistica decisamente attualissima, anche molto forte. Però ecco, dobbiamo essere convinti noi grandi, noi adulti, che Gesù è la via, la verità e la vita, e quindi che senza di Lui non possiamo vivere. Quindi tutto quello che noi possiamo fare è ascoltare questi giovani, capire le loro difficoltà e aiutarli con Gesù. È la musica cantata, comunque la musica per Gesù, che riveste, ripeto, la parola di Dio, è sicuramente il veicolo più idoneo.